Buonasera concittadini, attraverso questo video messaggio purtroppo devo comunicarvi un importante aggiornamento. Nella giornata di oggi abbiamo appreso del decesso di un nostro concittadino che aveva contratto il coronavirus qualche giorno fa. Voglio sottolineare che la situazione del Covid non è mai aggiornata in tempo reale per ovvie difficoltà da parte della ASL che a volte deve attendere anche dei giorni prima di ottenere le risposte dei tamponi eseguiti nei laboratori preposti. L'ultima situazione ufficializzatami ad Ortanuova è la seguente: tre cittadini con tampone positivo al coronavirus, 10 cittadini che hanno completato il provvedimento di isolamento fiduciario presso il proprio domicilio e che non presentando alcun tipo di sintomatologia non hanno effettuato il tampone. 11 cittadini che hanno effettuato il tampone con esito negativo e 2 cittadini in isolamento fiduciario che non hanno effettuato il tampone. Su uno dei positivi, i contatti hanno già completato la quarantena domiciliare senza presentare alcun tipo di sintomatologia. Sugli altri 2 positivi, la ASL ha provveduto a porre i contatti in isolamento domiciliare. Questi i dati ufficiali e non i sentito dire o i miei giunta voce. Ad oggi non mi è pervenuta alcuna novità ufficiale, tanto meno mi è arrivata la comunicazione del decesso di uno dei pazienti per Covid positivo. Noi abbiamo appreso solo oggi e tramite i suoi familiari il decesso della persona colpita e contagiata da Covid positivo.